che si aggiunge perché sono con me dall'epoca delle primarie e quindi da dicembre in sostanza. Quindi è un appoggio assolutamente necessario, più che utile, proprio lo vedo necessario. Abbiamo trovato una modalità, chiamiamola la modalità più giusta. Dopodiché c'è anche un rapporto con Zanetti, insomma la sua esperienza, i suoi consigli sono utili. Ricordiamo che è anche vice ministro dell'economia, quindi una materia assolutamente importante per chi si candida a fare il sindaco di Milano. Se lei dovesse riassumere il suo programma fiscale in breve, insomma, no? Visto che ieri Parisi ha proposto il suo, anche per evidenziarne le differenze, visto che sembra che non è molto convinto del programma di Parisi. No, io non sono convinto che una dimensione del genere possa reggere, cioè dire che si tagliano tasse per più di 200 milioni vuol dire fare cose tipo, non so, tagliare di due terzi o l'equivalente del costo di due terzi della raccolta dei rifiuti a Milano o del 25% dei mezzi di trasporto, insomma è veramente tantissimo. Però l'altra cosa che ci differenzia è che noi seguiamo la via dell'equità. Parisi propone una via di taglio improbabile, no? Di tasse in maniera piatta, per cui noi diciamo sull'addizionale IRPEF portiamola fino a 28.000 euro, quindi in una fascia di popolazione che avendo un reddito tra 21 e 28.000 euro vuol dire aiutare chi ne ha più bisogno. Ora, se vogliamo sognare invece un livello di niente tasse per tutti, mi sembra un'idea un po' berlusconiana che però ha mostrato negli anni che rimarrà sempre un'idea e oltre ad essere anche ingiusta. Zanetti, che è anche un rappresentante del governo, essendo vice ministro dell'economia, durante questa campagna elettorale più volte si è detto che bisogna un po' battere i pugni per quanto riguarda l'interesse di Milano a Roma. Riuscirà a farlo anche lei? Ma sì, insomma, poi bisogna mostrare la giusta durezza, non è problema di battere i pugni, è problema di sapere che il sindaco di Milano ha dietro il motore dell'Italia e quindi deve farsi sentire. Però bisogna farsi sentire, ma bisogna trovare anche dei livelli collaborativi, perché poi le cose nascono anche dalla stima personale e dal fatto che, ed è per questo che mi candido ad essere un buon sindaco, credo che il governo sa che se aiuteranno Milano, se io diventassi sindaco e si aiutassero Milano, metterebbero i soldi in buone mani, perché li abbiamo sempre investiti bene. Ci sarà un occhio di riguardo per Milano? L'occhio di riguardo per città importanti come Milano ci deve senz'altro essere sempre. Quello che mi sento di dire e ribadire con forza è che Scelta Civica, sin dalle primarie, ha sostenuto la candidatura di Beppe Sala, perché l'ha vista come una proposta strategica di una coalizione politica ampia per coinvolgere realmente e rendere protagonista nel governo della città l'area moderata e liberal-democratica. Laddove invece la candidatura di Parisi costituisce semplicemente una risposta tattica di un fronte che più che una coalizione rappresenta una cozzaglia in cui ampie parti con il mondo liberal democratico e moderato non solo non hanno nulla in comune, ma non hanno neanche una possibilità di linguaggio per dialogare. A proposito del rapporto con Roma, Parisi ieri si è mostrato molto più guerriero, no? Dicendo che appunto vuole la restituzione dei soldi che spettano i milanesi. Lei come la vede? Un approccio più morbido? No, la vedo come una retorica che abbiamo sentito nell'ultimo ventennio, ma che non ha portato a nulla. I problemi ormai sono tali da necessitare un approccio molto tecnico, non dichiarazioni di principio che non portano a nulla, quindi mi sembra veramente una retorica troppo sentita. Anche l'attuale sindaco Pisapia ha sempre lamentato questo taglio di trasferimenti verso i comuni, sono giusti gli elementi di Pisapia, come si comporterà il governo? Guardi, dal 2008 in avanti non vi è dubbio che le esigenze complessive di quadratura del bilancio hanno imposto in modo crescente a tutti i governi di fare tagli alla spesa che inevitabilmente hanno coinvolto anche gli enti locali e le regioni, non potendo essere solo a livello centrale. La differenza rispetto ai primi tempi è che questo governo ha fatto dei tagli ai trasferimenti in parallelo a un imponente piano di riduzione della pressione fiscale a livello centrale.
e ha creato i presupposti anche per il superamento di quel patto di stabilità che ha in questi anni complicato la vita, al di là del taglio dei trasferimenti, a quei comuni comunque capaci di fare efficienza, di contrastare l'evasione sulla tassazione locale e quindi di avere potenzialmente degli strumenti che senza gli inutili vincoli del patto di stabilità, inutili in alcuni casi per l'appunto, avrebbero potuto mettere a frutto e a reddito. Nell'istante in cui questi aspetti, grazie al nostro governo, stanno venendo superati, ecco che al di là dell'aspetto dei trasferimenti aumentano gli spazi di manovra per i comuni capaci di fare efficienza, capaci di contrastare la loro evasione fiscale. Un'ultima cosa, ieri sempre Parisi ha detto che lei sul pacchetto sicurezza ha preso spunto dal programma del centrodestra. Ma allora il problema è che non c'è mai una primogenitura su queste cose, ma come? E voglio ribadirlo, non ci sono temi che sono appannaggio della destra, sia chiaro. Io sulla sicurezza li sfido e li sfido di nuovo con mia modalità e con il mio stile che è fatto di propositività e di analisi tecnica della questione. Per cui che non si sentano i paladini della sicurezza, perché non è così. I cittadini hanno bisogno di sicurezza e ascolteranno chi fa le proposte di buon senso. Mi pare che la proposta che abbiamo articolato ieri, che non è solamente di più persone sulla strada, ma di un'organizzazione diversa che punta sul ruolo dei municipi, che punta sulla partecipazione. Non è uno scherzo quello che noi proponiamo di queste consulte municipali sulla legalità e la sicurezza che chiamano a raccolta. Certamente le forze dell'ordine, ma di nuovo lo citavamo prima il commercio, ma il terzo settore, le associazioni, tutti coloro che oggi lo fanno, e le chiediamo di farlo in maniera più articolata sotto la grande regia del prefetto. A Milano ha una tradizione di questura e prefettura di grande qualità. Abbiamo lavorato insieme e bene durante l'Expo, lo continueremo a fare. Io alla fine propongo anche un po' questo. Il modello Expo obiettivamente sulla sicurezza è stato un modello vincente. Adesso con le giuste differenze, però molto di quello che abbiamo imparato ci candidiamo a riportarlo in città. Quanto vale la scelta civica a Milano? Non avremo modo di scoprirlo perché abbiamo scelto, a differenza che nel resto d'Italia, dove siamo presenti con oltre 60 liste nei comuni sopra i 15.000 abitanti, abbiamo scelto a Milano di esplicitare in modo ancora più forte il nostro sostegno proprio alla persona Beppe Sala, inserendo i nostri candidati nella lista civica di Sala. Daremo sicuramente una bella mano. Grazie.